Il sesto degli incontri d'autore di Libera Estate 2011 al Circolo Velico di Soverato è stato arricchito dalla presentazione del libro di Arcangelo Badolati, Stragi, Delitti, Misteri. È un'opera pregevole e importante, ha evidenziato Sandro Scoppa, presidente della fondazione organizzatrice, nell'introdurre la presentazione, che analizza alcuni misteri che si incrociano in Calabria e che hanno portato la nostra regione alla ribalta nazionale e internazionale. È un libro educativo e formativo che Badolati ha dedicato a Mauro De Mauro, il giornalista de L'Ora di Palermo, rapito dalla mafia nel 1970 e mai più ritrovato, il quale, ha aggiunto Sandro Scoppa, può essere considerato l'emblema dei tanti misteri italiani irrisolti. È poi intervenuto Raimondo Pasquino, rettore dell'Università degli Studi di Salerno, il quale, dopo aver ripercorso i temi essenziali del libro, ha sviluppato il suo approfondito intervento, sottolineando come l'opera di Badolati racchiude un'epoca e ripercorre momenti significativi della storia calabrese legata a crimini raccapriccianti che sono stati all'attenzione della cronaca negli anni passati. L'autore, ha continuato Pasquino, è un indagatore scrupoloso, non si ferma alle apparenze e porta alla luce vicende e logiche che ancora oggi governano e rendono sempre più debole la Calabria. È un libro che tratta argomenti che sono stati all'attenzione della cronaca negli anni passati, che hanno visto interessare appunto temi importanti come la strage dell'aereo del Bologna-Palermo, così come il tentativo di strage sul treno Reggio Milano, e quindi argomenti che sono stati tanto discussi. La tesi che porta l'autore è una tesi condivisibile, è detta bene, è espressa con grande linearità, non ci sono atti di accusa che non sono dimostrabili, è fatta con l'attenzione di un vero scrittore. Ha quindi preso la parola Arcangelo Badolati, scrittore e giornalista della Gazzetta del Sud, il quale ha illustrato gli aspetti essenziali del suo libro, i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione Cuore Immacolato di Maria, istituita da Natuzza Evolo. Nel libro, ha sottolineato Badolati, la Calabria diviene crocevia di tanti misteri, a partire dalla strage di Ustica e dal misterioso ritrovamento il 18 luglio 1980 in Sila di un MiG libico, sui quali il medesimo autore ha riportato le rivelazioni fatte poco prima di morire da Francesco Cossiga, nonché i documenti dei servizi segreti e i risultati delle indagini del giudice istruttore Rosario Priore. C'è poi il mistero della morte del generale dei carabinieri Enrico Mino, caduto il 31 ottobre 1977 con l'elicottero sul Monte Covello, in occasione della sua visita in Calabria per fare il punto sulla lotta alla 'ndrangheta e i sequestri di persona. C'è anche la storia del neofascista Franco Freda, rimasto latitante a Reggio Calabria e poi aiutato dalla 'ndrangheta a fuggire in Costa Rica. Sempre in Calabria viene concluso un patto tra la destra eversiva di Giunio Valerio Borghese e le cosche mafiose siciliane e calabresi per portare a termine un colpo di Stato. Altre storie, ha proseguito lo stesso autore, sono quelle della strage della Freccia del Sud a Gioia Tauro, sulla quale si sono susseguiti diversi depistaggi, e il barbaro assassinio nel 1988 di Roberta Lanzino, mentre in motorino stava portandosi al mare da Cosenza. Sono vicende oscure, ha concluso Badolati, che a distanza di anni non smettono di essere inquietanti e per le quali il libro vuole coltivare il dubbio e stimolare la ricerca della verità. Numerose e degne di nota sono state le considerazioni e le domande proposte dai partecipanti all'incontro nel corso del dibattito finale, che hanno consentito ai relatori di sviluppare e approfondire ulteriormente i temi trattati. Il settimo e ultimo degli incontri d'autore di Libera Estate si terrà il 23 agosto alle ore 19, sempre presso il Circolo Velico di Soverato, con la presentazione del libro Umberto Magno, la vera storia dell'imperatore della Padania, di Leonardo Facco. All'incontro parteciperanno l'autore e Antonio Viscomi, ordinario dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro.